Hola, io sono Alessia e benvenuti o bentornati sul mio canale. Eccomi qui dopo un po' con un video parlato nella mia solita postazione, ma credo proprio che sarà l'ultimo qui, perché rullo di tamburi. Finalmente io e Massimiliano abbiamo trovato una casa. Allora, nei miei vlog e nei video precedenti io ho sempre detto che io e Massi stavamo cercando, quindi il mio ragazzo, che stavamo cercando una casa dove andare a vivere noi due insieme e gli animali, quindi Zara e Olivia. È stato un delirio. Ricominciamo un po' dal principio. Ci siamo detti, insomma, che volevamo andare a vivere insieme, eccetera, a convivere esattamente nel 2022, anzi fine 2021. Quindi una volta che avevamo fatto un anno, in realtà, pochi mesi dopo abbiamo detto, ci è passata per la testa questa idea. E ci siamo detti, ok, cominciamo a cercare senza niente di troppo serio. Se viene, bene, se non viene, ok. La prima casa che abbiamo visto è stata il 16 marzo esattamente del 2022. 16 marzo, tra l'altro, è il compleanno di Zara, infatti è stato poco fa ed ha compiuto 7 anni. Si fa grandicella la mia ragazza. La prima casa che abbiamo visto appunto è stata il 16 marzo. Io le ho documentate tutte perché ovviamente uno va per rivedere poi i video a casa eccetera e le abbiamo contate. In un anno abbiamo visto, perché 2022, quest'anno è 2023, abbiamo visto più o meno una ventina di case, forse anche poco di più. È assurdo, cioè sono parecchie in realtà se ci pensate e sono solo quelle che avevamo ovviamente visto. Poi ci stavano che chiamavamo, che le vedevamo, facevi un po' a chiamare che ha affittata, tipo l'hai messa 2 secondi fa, capitava, quindi è stato un delirio. Io pensavo fosse molto più semplice, ragazzi, cercare casa. Invece è stata veramente, veramente tosta. Quindi la prima è stata il 16 marzo e così via. È stato molto difficile cercarla, sia in generale perché poi comunque non volevamo la Reggia de Caserta, ma neanche una catapecchia, nel senso una via di mezzo, un posto che andava bene per una coppia e per gli animali. E questo è stato un grande, 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 grande dramma per me, per noi, perché gli animali non li accetta quasi nessuno. Tantissime motivazioni. Una cosa in primis che ho odiato dell'agenzia o comunque dei privati, anche perché poi abbiamo usato le solite applicazioni Immobiliare, Casa.it e Idealista, queste tre principalmente. Infatti, esattamente questa mattina le sono andate a eliminare dal telefono. Bellissimo, ragazzi, cioè un sollievo, bellissimo. Comunque abbiamo usato queste tre applicazioni, no? E quindi spesso nella descrizione della casa, dell'appartamento, quello che era, non veniva scritto se gli animali fossero ammessi o no. E molti sì, e quindi noi la prima cosa che facevamo, vedevamo una casa, ci piaceva, scendevamo giù per vedere se nella descrizione ci fosse scritto no animali, così l'avremmo subito accantonata. Invece spesso non c'era scritto, quindi noi andavamo a chiamare e comunque era una delle prime cose che chiedevamo, perché devi chiedere, non è che io poi mi posso portare Zara, che è comunque un pastore tedesco, non è che passa inosservata, voglio dire, e comunque non si fa, è giusto, è casa sua, quindi è giusto così. Spesso ti rispondevano tipo non lo so, dobbiamo sentire il proprietario e poi non ti facevano più sapere. Oppure ci sono state delle agenzie che mi hanno risposto subito al primo colpo: no, gli animali non sono ammessi. Io all'ultima volta, insomma, quando ancora non avevamo chiamato per la casa che è quella di adesso, cioè quella dove andremo, io ho detto: guardi, una gentilezza che potreste fare nei nostri confronti di chi ha animali è scriverlo direttamente nell'annuncio se sapete già che non viene ammesso. Perché ogni tanto è capitato che l'abbiamo chiamato il giorno stesso che venivano messe e quindi loro: ah sì, il proprietario sta finendo di darci le informazioni, le foto, quindi in caso la chiamiamo se sono ammessi o robe del genere, ok? In quel caso particolare dove gliel'ho detto, in realtà lei lo sapeva, era messa da giorni. Io ho detto: ok, scrivetelo così io evito di chiamare e io non perdo tempo e voi non perdete tempo. Comunque, tralasciando questa cosa, che per me è stato un argomento in certi periodi molto sofferto, poi c'erano altri che ti dicevano, per esempio, gatto sì, cani no, ok? Io tipo, io ce li ho tutte e due, che devo fare? Oppure tipo cani solo di piccola taglia. Questo è stato un must have di queste chiamate, o i no secchi così, io tipo ok, grazie, arrivederci, oppure cani solo di taglia piccola, poi ti facevano che cane è? E tu glielo dicevi, pure se mi hai detto che è di taglia piccola, io te lo dico. Ah, oddio, bellissimo, anch'io ne avevo uno, e ti raccontavano cioè tutta la generazione di cani che avevano. Io amo gli animali, però sa, c'è stato anche chi ti ha detto: sa, però in un 50-55 metri quadrati, poverini, questi animali. Io sono d'accordo con te, assolutamente. Però di certo noi abbiamo escluso a prescindere case senza terrazzi, per dire, perché comunque uno voleva un terrazzo o un balcone comunque
comunque che sia grande, non da lasciare il cane lì, perché non sono questo tipo di persone, nel senso il cane poi vivrà con noi, quindi noi non cercavamo appunto un cane da buttare fuori e lasciare, cioè un posto dove lasciare il cane così. Comunque fatto sta, non sta a te agente immobiliare dire a me se o no. Vabbè, comunque questi sono piccoli casi che mi hanno fatto anche imbestialire certe volte, perché quando ti dicono cani di taglia piccola sì, io veramente non riesco tantissimo a concepire il fatto perché i cani di taglia piccola sì e i cani grandi no, tralasciando la metratura dell'appartamento, della casa, che ne abbiamo trovate anche grandi, 65-70 metri quadrati, dove tu mi dici di no e solo sì ai cani di taglia piccola. Io ho provato a mettermi dall'altra parte, per me è o sì o no, cioè nel senso posso capire chi dice no perché non ti posso puntare con la pistola, nel senso è una tua scelta, comunque è casa tua, soprattutto secondo me se hai dei mobili per cui hai speso tu i soldi e la vuoi lasciare così. Oppure comunque ho pensato, nel contratto mi scrivi, mi devi ridare la casa così com'è, se rompi un mobile indipendentemente dal cane, dagli animali, me lo ripaghi. Comunque vabbè, è piccolo sfogo anche adesso. Siamo arrivati comunque alla conclusione, quindi siamo molto molto contenti. Ah, tra l'altro ci è capitato quest'altra cosa, questa ve la devo raccontare. Avevamo visto una casa carina, abbastanza grande, con tutti divisa bene, tutta arredata, quindi noi cercavamo almeno la cucina, poi si era arredata bene, era anche arredata bene ragazzi, con gusto, i quadri, tutto abbinato. Abbiamo viste certe veramente ragazzi che ti dicevano arredata e c'era il mobile che stava così, cioè veramente certe cose allucinanti io non pensavo. Oppure, piccola parentesi, sempre con un agente immobiliare abbiamo visto case dove l'inquilino che c'era attualmente non se n'era ancora andato e aveva lasciato un disordine, ragazzi, in cucina, in camera da letto, ovunque, con la puzza. Ma tu come fai a far vedere delle case così? Cioè, come pretendi che a me possa piacere? Ok, chiusa parentesi. Stavo dicendo, e abbiamo visto questo appartamento privati, quindi erano due signori anziani, molto un po' scicchettosi, lui architetto, vabbè, insomma, così. E quindi la davano arredata per periodi transitori, quindi minimo un anno, e poi eventualmente se noi e loro si trovavamo bene, si poteva continuare a rinnovare anno per anno. Gli avevano un piccolo giardinetto, non era grande, però accanto era pieno di parchi e posti dove poter portare Zara. Cioè, io sono la prima e Zara la fa uscire sempre. Anche qui a casa di mia, che c'è un giardino gigante, lei esce, che la signora fa: oh, anche noi siamo tanto amanti degli animali, abbiamo cani, gatti. Cane è così, e tu glielo spieghi, tu gli dici pure femmina, perché alla fine Zara, capisco che in un posto piccolo può sembrare grande, però quando si accuccia si mette lì, per dire, in realtà io ogni tanto penso, ma in realtà sei piccolina. Vabbè, ci stanno cani più grandi e cani più piccoli ovviamente rispetto a Zara, no? E lei fa, era più tendente al simo, non mi ricordo le parole precise, dell'accettare gli animali, perché lei secondo me era una cosa che non si era posta, e dice, venite qui, venite a vederla e portate anche il cane. Io quel giorno sono andata e ho portato anche il cane. Quindi loro alla fine ci dissero, decidete voi ragazzi se per voi non è un problema avere il cane con voi, che è quello che ho pensato fino a quel momento, era tipo, ma ci vivo io con il cane, non ci vivi tu? Noi la volevamo prendere perché era arredata bene, era carina, era strutturata bene, era in una buona zona, perché comunque noi stavamo cercando delle case che siano vicino al lavoro di Massimiliano. E niente, poi i signori ci scrivono, eravamo andati avanti di un po', cioè gli avevamo inviato i documenti, tutte queste cose, perché comunque ce l'avevano detto loro. E che fa? Dice, oh, guardate, scusate, ma abbiamo fatto una riunione familiare, poi lui molto diplomatico, e purtroppo dobbiamo darla al nostro cugino, così. E secondo noi è stata un po' una cavolata, perché poi abbiamo visto che sul sito era rimasto il link di questa casa. Questa è la cosa peggiore che c'è, tra virgolette, capitata, perché poi ci eravamo affezionati all'idea di quella casa, cioè ci eravamo già fatti un'idea, no, su quando andare, eccetera, e quindi ci siamo rimasti male. Poi ogni volta che noi vedevamo una casa dove magari accettavano gli animali, perché tutte queste 20 che noi abbiamo visto, comunque bene o male gli animali li accettavano, perché sennò manco l'andavamo a vedere. Quindi è passato tanto tempo anche per questo motivo, purtroppo, io dico. E quando capitavano appunto che ci facevamo un'idea su una casa, accettavano gli animali, l'andavamo a vedere, comunque non era il top, perché ovviamente anche la casa di questa casa di adesso ha i suoi piccoli difetti, ma ce l'hanno tutte, non ho mai visto una casa perfetta, e ci sta anche. Ci facevamo l'idea di quella casa e poi ce la smontavano, ci restavamo male, perché
comunque per noi poi soprattutto all'inizio eravamo molto più gasati, eravamo sicuri che le prime case non sarebbero andate, ma dopo una ventina di case, ragazzi, dopo quasi un anno, stavamo veramente perdendo le aspettative, c'è la voglia di cercare, cioè ti passa, a noi ci stava passando. Quindi ormai tanto nell'applicazione era registrato come la volevamo eccetera, quindi ci arrivavano le notifiche, quindi ormai aprivamo solo le notifiche. Un'altra cosa di queste applicazioni, ragazzi, sono, mo questo è l'unico che mi ricordo, affitto privato, ce ne stanno tantissimi simili dove loro ti mettono lo street view della via, della casa, manco con quella casa, con una casa a caso, e ti scrivono la descrizione. Queste, se chiami loro, praticamente tu gli dai 250 euro e loro ti danno il numero del proprietario e poi fai da solo. Una cosa strana, però era strapieno di queste agenzie, in continuazione, poi mettevano una foto, cioè veramente, ed erano tipo, noi le chiamavamo le false, tra virgolette, no? Perché comunque la casa non te la facevano vedere, te la descrivevano solo, eccetera. Arriviamo alla parte carina, dopo tutti appunto gli scleri, le delusioni che abbiamo avuto, perché noi ci siamo veramente tanto rimasti male, oggi che sto filmando, quindi poi voi vedrete più avanti ovviamente questo video, però oggi noi firmeremo, ed è il 21 marzo, e una cosa molto carina è che noi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto poi l'altro giorno quando ci siamo messi a contare quante case abbiamo visto, che questa casa che abbiamo visto è stata proprio il 16 marzo, ed era sempre il compleanno di Zara ovviamente, e quindi noi eravamo la mattina, Zara portaci fortuna, e ci ha portato effettivamente fortuna, perché poi venerdì Massimiliano l'ha rivista, insomma, è una cosa burocratica, e poi noi l'abbiamo rivista ieri, abbiamo conosciuto il proprietario e oggi firmiamo. Nel weekend, quindi sabato e domenica, contando appunto le case, ci siamo resi conto che la prima casa che avevamo visto era il 16 marzo e l'ultima, quindi quella che ci prendiamo, è il 16 marzo sempre, 2022-2023. Quindi è carino il fatto, uno, che è il compleanno di Zara, quindi volendo o nolendo ci ha portato fortuna, e due, un anno preciso, un anno esatto è passato dalla prima casa che abbiamo visto, e quindi questa cosa ci ha fatto molto sorridere. Oggi andiamo a firmare, sono molto emozionata, ma siamo molto contenti. Poi vi farò vedere già sicuramente l'home tour, il traslogo, le cose che compro. Io ho sempre guardato video sulla casa già prima che volessimo andare a vivere insieme noi, cioè sono proprio cose che mi piacciono. Poi da quando abbiamo deciso di andare a vivere insieme mi apparivano solo home tour, all per la casa e cose del genere, io tipo, anche io, grazie. Non si vede abbastanza dalla mia faccia, sono molto contenta, siamo molto felici, non vediamo l'ora di iniziare questa nuova vita, questo nuovo percorso. Sarà difficile soprattutto all'inizio, ma sicuramente ce la faremo. Fortunatamente abbiamo anche il sostegno dei nostri genitori, non parlo ovviamente economicamente, che poi può succedere, ma non credo, però insomma, soprattutto mentalmente ci sostengono, no? E sono contenti, siamo molto felici tutti quanti. E quindi posso fare, esatto, un bel respiro di sollievo. Niente, mo bisogna cominciare a impacchettare davvero. Già ho preparato qualche cosina, perché ripeto, l'unica cosa che c'è lì è la cucina, quindi ho preparato le cose che avevo preso per la cucina e le ho fatte in una scatolone. Poi tanto vi farò vedere. E domani andremo, quindi oggi firmiamo e ci danno le chiavi, non riesco a parlare, perché oggi firmiamo tardi e non c'è l'elettricità lì, bisogna che la attiviamo. Ci danno le chiavi, andiamo domani, e viene anche Zaretta e andiamo a comprare le prime cose, soprattutto le cose grandi, non riesco più a parlare, e niente, siamo molto felici, basta, sono contenta, ragazzi, non c'è altro da dire, e mo mi emoziono, c'è altro da dire, siamo molto felici e voglio portarvi con noi in questo nuovo percorso, perché tengo tanto, insomma, mi fa super piacere. Se anche voi avete avuto delle esperienze per cercare casa in affitto, se vi è successa qualcosa del genere per gli animali, ditemi anche voi cosa pensate del fatto degli animali, perché ovviamente io poi non ho chiesto a tutte le agenzie oppure ai proprietari perché non volete il cane, perché non volete il gatto, oppure perché i cani piccoli sì e quelli grandi no, cioè. Però insomma, se volete rispondermi nei commenti, appunto, se anche voi avete avuto un'esperienza del genere, fatemi sapere com'è andata. 16 marzo ci porta fortuna, siamo molto felici. Quindi, spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, così poi vedrete più avanti tutti i video che arriveranno sulla casa. Super felice sono. Vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e buona vita. Ciao!